in questo video. Le tecniche di lancio. I terminali. Gli inneschi. Surf fishing. Sandro Meloni è riconosciuto come la massima autorità in Italia nel campo del surf casting, al quale ha dedicato una vita. A soli 18 anni, iniziò a divulgare questa tecnica con infinita passione ed un credo quasi religioso, avvicinando così moltissimi giovani verso una disciplina di pesca allora sconosciuta. Oggi, Sandro Meloni, appassionato come allora, oltre che giornalista e consulente tecnico di aziende specializzate, vede premiata la sua dedizione con un vero esercito di specialisti, i quali nutrono nei suoi confronti stima e riconoscenza. Insieme a lui, sulle spiagge messinesi, prenderemo in esame i principali aspetti di questa tecnica di pesca. Il surf casting è una disciplina che richiede un notevole impegno tecnico. Tuttavia non è da trascurare la formazione del pescatore, il quale dovrà cogliere nelle condizioni meteomarine il momento più favorevole. L'energia delle onde modifica il profilo della spiaggia e così le zone adatte alla pesca variano a seconda della forza del moto ondoso. Dove la profondità è pari alla sua altezza, l'onda si frange e la corrente di ritorno crea una zona di deposito organico dove si concentrano i pesci alla ricerca del cibo. Questa può essere più o meno distante dalla riva, ma con l'esperienza la si riconosce a prima vista, dal colore o dal movimento dell'acqua. È lì che si lanciano le esche. Gli attrezzi primari sono costituiti da canne e mulinello. Sotto questo aspetto abbiamo due diversi accoppiamenti. Il primo, il più semplice, è destinato ai pescatori che hanno minor tempo da dedicare agli allenamenti, è dato dalla canna a leva lunga e dal mulinello a bobina fissa. Un'attrezzatura viceversa più sofisticata, anche se più difficile da utilizzare, è data dalla canna a ripartizione e dal mulinello a bobina rotante. La canna a ripartizione, lunga da 3,65 a 3,95 metri, è dotata di una punta elastica e sensibile, in grado di assecondare le forti torsioni dei lanci e allo stesso tempo di segnalare le abboccate. Il mulinello a bobina rotante possiede da una parte la leva di recupero e la frizione e dall'altra il freno meccanico, che collabora con il freno centrifugo per una migliore riuscita del lancio. Il lancio che vedremo, e cioè il pendulum, è quello che ha via via trasformato la vecchia attrezzatura nelle moderne canne a ripartizione. L'unico che, grazie all'energia centrifuga, riesce a caricare una canna così rigida, la quale restituisce poi per intero l'energia al piombo. È uno stile nato in Inghilterra, dove l'esigenza di pesca dalla riva ai merluzzi ha richiesto lanci sempre più lunghi. Anzitutto è opportuno proteggere il pollice che frena la bobina con un ditale di gomma. La presa è così più sicura e si evitano inopportune scivolate del rocchetto. L'imbracciata della canna, che può vedere il mulinello montato alto o basso, deve essere pari alla lunghezza del braccio disteso. Il drop, cioè la porzione di filo che va dal vettino al piombo, di norma è lungo dalla mano destra alla punta della canna, con il piombo che viene a trovarsi all'altezza degli occhi. Durante l'oscillazione del piombo, è la mano sinistra che effettua i movimenti principali. Il peso del corpo, inizialmente sulla gamba destra, durante il lancio viene trasferito sul piede sinistro.
Nel pendolo, il braccio destro è richiamato verso l'alto quando il piombo si trova in linea retta con la canna. Quando questa è parallela al suolo, la mano sinistra va richiamata al petto, proprio nel momento in cui il braccio si distende. Il binomio costituito dalla canna a ripartizione e dal mulinello a bobina rotante è definibile come attrezzatura di ultima generazione. Impegnativa sì, ma in grado di fornire prestazioni insuperabili. Siamo finalmente a pesca. Miloni utilizza i murici, un'isca efficace soprattutto per gli sparidi. Rotto il guscio e rimossa l'unghia peduncolare, il mollusco viene innescato con la parte tenera rivolta verso la punta dell'amo. Le battute di pesca diurne sono anomale, perché il surf casting predilige la notte. Ma qui ci troviamo innanzi a una scaduta. Il fondo è smosso e l'acqua sufficientemente torbida. A tiro di canna si trova un letto di posidonie e cigli, ideale per insidiare qualsiasi bella preda. La zona di pascolo è visibile a occhio nudo e Meloni esegue un tiro preciso e calibrato sul limitare scuro delle piante acquatiche. Eseguito il lancio, la canna viene riposta nel picchetto. Una volta messo in tensione il filo e regolata la frizione, non resta che attendere. Nonostante il vento, le canne a ripartizione non vengono disturbate e il vettino asseconda morbidamente la sequenza delle onde. La risacca si mantiene costante, con una frequenza di circa 9 onde al minuto. Il momento sembra quello giusto. Ecco infatti il vettino piegarsi ripetutamente. La ferrata è breve e comincia subito il recupero. La preda raggiunge velocemente la riva e con l'aiuto di un'onda scivola sul piano inclinato della spiaggia. Si tratta di un bel esemplare di orata, uno sparide che nel surfcasting è ritenuto tra i più attesi e graditi. Ma vediamo ora i diversi tipi di piombi. Lo Standy è un modello per la lunga distanza con buona tenuta sul fondo. L'Aqua Zoom con grappini supplementari è invece il piombo con le migliori doti aerodinamiche, mentre il cono inclinato rappresenta la soluzione migliore sulla media distanza. L'Aqua Zoom con grappini ribaltabili è invece insostituibile sulla lunga distanza e consente un'alta tenuta al fondo. Al richiamo, i grappini si aprono e agevolano il recupero. Il prodotto più evoluto è certamente il Combi. Questo piombo componibile consente di ottenere qualsiasi tipo di configurazione nel peso e nella tenuta ed è dotabile di grappini ribaltabili. Le pastiglie di piombo vengono inserite sull'asta e il codino viene avvitato a battente. Per quanto riguarda i travi, ci sono quelli destinati al pendulum e quelli per il ground. Il Monorip è un modello sofisticato per il pendulum e ha un ammortizzatore per compensare l'elasticità del trave durante il lancio e uno snodo girevole. Sulla parte inferiore c'è uno spezzone metallico che ospita il bait clip, cioè il gancio ferma esca. L'amo innescato viene fissato al bait clip. Lascerà quella posizione non appena il piombo toccherà l'acqua. Ecco travi per il lancio ground. Il Paternoster è il più famoso terminale da alta turbolenza. Il trave ha due snodi a circa 25 cm dall'estremità e i finali sono lunghi meno di un palmo. La canna a leva lunga e ad azione semi-ripartita si distingue per la lunghezza, sino a 4,20 m, la cima elastica e sensibile, e l'arco potente, che si protrae sino al manico, rigido e rapido. Il mulinello a bobina fissa è uno strumento semplice e pratico. È l'archetto che si incarica di avvolgere il filo nella bobina, che deve poter contenere almeno 250 metri dello 0,35. La frizione è in asse con il registro posto sul lato alto della bobina, il cui disegno è alto, conico e poco profondo,
per far fuoriuscire il filo senza attrito. Il lancio col piombo a partire dal suolo, e cioè il groundcast, è certamente il più efficace con le canne a leva lunga. Inoltre, essendo il più semplice, è adatto ai meno esperti, ma anche agli stessi esperti che lo utilizzano volentieri nelle condizioni di pesca più difficili. Prima del lancio, la frizione va stretta accuratamente per evitare che la bobina possa slittare per la fortissima sollecitazione. Con le braccia semidistese si fa compiere alla canna una rotazione circolare, conservando lo stesso angolo di salita della fase iniziale. Il drop è pari a un terzo della lunghezza della canna. Il piombo viene disteso al suolo, in linea retta con la canna, e il peso si sposta dalla gamba destra alla gamba sinistra. Essendo il ground un fratello semplice del pendulum, si utilizzano i medesimi movimenti di chiusura. La mano sinistra viene richiamata al petto, mentre il braccio destro si distende in avanti. Dopo i travi, vediamo i finali. Lo zatterino, una soluzione semiflottante per mare mosso e pesci di media dimensione. Il ciao ciao, per grossi inneschi e pesci predatori. Il due bait ha tre ami per esche composte. Nel lancio pendolare, la pallina ferma esca è indispensabile con tutti i finali. E infine c'è il doppio blu, con due Aberdeen contrapposti. L'anti-G è la soluzione studiata per lanciare gli anellidi con il pendulum. L'esca viene liberata dalla protezione solo quando è in acqua. Gli ami si dividono in tre categorie: per esche tenere, dure, voluminose. Qui di seguito vediamo l'innesco di anellidi su un finale tipo doppio blu con amo Aberdeen, utilizzabile anche con cannolicchi e bibi e particolarmente efficace per le abboccate svogliate. Un'esca come il filetto di sardina, di cui vediamo la preparazione, può essere utilizzata con Aberdeen di sezione più robusta e numerazione non inferiore all'1-0. L'innesco viene fissato con numerosi giri di filo elastico. Il due bait è un sistema che prevede l'uso di due esche diverse. Il granchio viene innescato sui due ami superiori, in acciaio e adeguati alla grandezza dell'esca. Sull'amo inferiore, in questo caso, si innesca un trancetto di calamaro, come di consueto fissato con il filo elastico. Ci troviamo finalmente a pesca e come vedete il buio avvolge tutta l'azione. Viviamola assieme. Il momento ci sembra propizio in quanto il barometro è in discesa e non abbiamo attacchi di pulci o granchi sulle esche. Per l'occasione stiamo adottando una batteria di canne a leva lunga. Utilizziamo un finale tipo zatterino e per esca la fasolara o lingua rossa. Un mollusco ottimo per la pesca agli sparidi in acque turbolente.
Verificato che l'attività di risacca non è molto lontana dalla riva, lo zatterino, che necessita della copertura delle onde, viene lanciato a una distanza di circa 70 metri. Il filo viene messo in tensione e la frizione regolata a dovere, cosa di cui il pescatore si accerta manualmente. La luna, generalmente poco amica del surf casting, questa volta ha dato una mano, riportando a livello accettabile un mare troppo forte. Ed ecco la boccata, giunta all'improvviso, come spesso accade in questa pesca. Alla ferrata, la preda risponde con una reazione violenta. Meloni asseconda le sue fughe, brevi e frequenti, abbassando la canna quanto basta. Anche la frizione di tanto in tanto fa capire che la preda non vuole arrendersi. È l'onda, come al solito, che si schiera dalla parte del pescatore, aiutando a portare la preda all'asciutto. Il pesce è un bellissimo sarago pizzuto, potente, combattivo e purtroppo raro sulla spiaggia. Stavolta affronteremo una battuta di pesca in cui è richiesta la lunga distanza. La spiaggia non è profonda e le onde rompono a oltre 120 metri dalla riva. In queste condizioni è importante che le esche vi cadano oltre. Confidando nella presenza di qualche predatore, prepariamo un filetto di muggine da innescare sul famoso ciao ciao. In questo caso è indispensabile stringere l'innesco con numerosi passaggi di filo elastico, sia per ridurne il volume che per una maggiore tenuta al pendulum. Eseguito il lancio e messo in tensione il monofilo, la canna viene posizionata sul picchetto. L'attesa non è lunga. La ferrata incontra la reazione della preda e i grappini della zavorra, che spesso rendono superflua la stessa ferrata. Il pesce ha a che fare con molti metri di filo, che alla fine esauriscono la sua resistenza. Ecco infatti una bella spigola apparire a pelo d'acqua.
Il nostro protagonista la slama con delicatezza, la mostra all'obiettivo della telecamera e poi, trattandosi di un esemplare non molto grande, la rilascia. Lasciate le spiagge messinesi, ci trasferiamo in Maremma, vicino all'oasi di Orbetello, che tra gli altri uccelli ospita anche numerosi fenicotteri. Qui, in compagnia di Fernando Valvassura, descriveremo il surf fishing, una disciplina rivolta a pesci di taglia inferiore che si pratica in condizioni di mare meno impegnative rispetto al surf casting. Lasciamo il meraviglioso mondo del surf casting pesante per affrontare la realtà quotidiana delle nostre spiagge. In relazione alle specie presenti, di norma mormore, oratelle e spigole, la tecnica si è affinata per l'impiego di attrezzature più leggere. Durante il recupero veloce, effettuato per controllare le esche in prossimità della riva, assistiamo subito all'aggressione di un predatore. È una piccola leccia, un pesce che crescendo può superare i 10 kg di peso. È una preda inconsueta che viene subito liberata. Gli attrezzi utilizzati sono canne telescopiche di circa 4 metri con potenza di 50-100 grammi e dotate di un cimino sensibile. I mulinelli, proporzionati alle canne, sono imbobinati con monofilo dello 0,22. Anche in questo caso è indispensabile l'uso dello shock leader. Un secchiello pieno d'acqua terrà il nostro treppiede stabile con le canne in pesca sollevate da terra. Le condizioni atmosferiche non sono certo ottimali, anche se spesso, durante i temporali, il pesce è particolarmente attivo. Cominciamo con l'innesco. Un ago cavo permette di innescare tutti i tipi di anellidi. In questo caso si usa l'arenicola, un'esca tra le più gradite ai pesci grufolatori. L'ago sottile, infilato in prossimità della testa, penetra delicatamente all'interno del verme per tutta la sua lunghezza. Una volta posizionata la punta dell'amo nella cavità dell'ago, l'anellide viene fatto scorrere prima sull'amo e poi sul filo, per la lunghezza voluta. In questo modo, l'esca conserva un aspetto naturale ed è resistente al lancio. La lenza è costituita da un unico lungo terminale dello 0,20 che parte circa 20 cm sopra il piombo, fissato a un micro aggancio girevole bloccato da due stopper in silicone.
Messa in tensione la lenza, mettiamo in pesca la canna. Con lo stesso procedimento, ma su un amo di maggiori dimensioni e con gli ardiglioni sul gambo, inneschiamo sull'altra canna un anelide conosciuto col nome di americano o verme del sangue, facilmente reperibile nei negozi specializzati. Una lenza col piombo scorrevole e una serie di perline eviteranno che il piombo si attorcigli al terminale. Finalmente siamo in pesca con entrambe le canne e non resta che attendere. La prima boccata giunge sulla canna innescata con l'arenicola. Una ferrata decisa e inizia il recupero. Non dobbiamo dimenticare che stiamo usando monofili piuttosto sottili, quindi il recupero deve essere attento per non incagliarsi nella vegetazione sommersa. La preda è un'orata di medie dimensioni, una cattura piuttosto frequente dalla spiaggia. Rimessa in pesca la canna, ecco subito un'altra boccata, questa volta sull'americano. La lenza viene messa in bando dal pesce, che dopo aver aggredito l'esca si avvicina alla riva. Ma Valvassura non si lascia sorprendere dalla sua reazione. Questa volta si tratta di una spigola che, nonostante la piccola taglia, si è difesa fino all'ultimo istante. Abbiamo visto come la pesca dalla spiaggia possa regalarci grosse emozioni. Al di là di questo, è importante rispettare la natura, liberando sempre gli esemplari più piccoli e soprattutto lasciando sempre puliti i luoghi di pesca.